fantasmi. Che cosa ti prende, capo? Non ti senti bene? No, anzi, ti confesso che erano parecchi anni che non mi sentivo così male. Non ti ho mai sentito usare la parola meraviglioso se non in occasione di qualche tuo nuovo scellerato piano, giusto? Giusto, mio piccolo malefico amico. Fra esattamente 3 secondi... La signora perché riceverà un regalo. Un regalo da te, mio signore, non capisco. Aspetta e vedrai. Naturalmente io non do mai niente agli altri se non per ricevere qualcosa di meglio in cambio. Ma la signora perché? Che cosa può darti? Lei per il momento non lo sa ancora, ma questa notte mi consegnerà gli acchiappafantasmi. Gli acchiappafantasmi? Questa notte, cavoli, capo, sei un vero genio! Lo sapevo già, Ghigno. Caspita, Jack, come vorrei riuscirci anch'io. Potresti farcela benissimo allenandoti un po' di più e mangiando un po' di meno. Chissà dove è finita la signora perché aveva detto che veniva per assaggiare il gelato alla banana di Grunt. Forse conviene chiamarla. Quasi pronto. Anch'io sono pronto per il gelato alla banana. Io sono sempre pronto. Sì. Grazie, mi mancava proprio. La signora perché non risponde? Sono un po' preoccupato. Forse è il teschiofono che non funziona. Ma sentilo, come si permette di parlare così quello? E poi, ecco che arriva una chiamata. Casa degli acchiappafantasmi, ma non fatevi scrupolo e riagganciate subito. Pronto, in che posso aiutarla? Chi? Ehi, ma che cos'è questo, un nuovo scherzo? Sì, ma questa volta chi ride sono io. Per combinazione c'è qui una persona di tua conoscenza. Non farlo, Jack, qualunque cosa ti chieda, non farla, non farla! Signora perché? Signora perché? Ma che cosa ci fa lei lì? Signora perché? Signora perché? Accidenti, hanno riattaccato. Ne deduco che la signora perché non verrà qui. Posso mangiare io il suo gelato? Mi piacerebbe sapere che cosa ci fa la signora perché alla Fanta Centrale. Alla Fanta Centrale! Yippie! Esatto, non so perché si trovi là, ma dobbiamo assolutamente scoprirlo. Oh, cavoli, una missione vera, finalmente vengo anch'io. No, Belfry, magari la prossima volta. Oh, Jack, ogni volta dici sempre la stessa cosa. Forza, ragazzi, è il nostro momento. Andiamo a Acchiappafantasmi. Thank you.
montato sui miei sedili un gorilla o l'intera catena dell'Himalaya. Forza, Fantabuggy, non c'è tempo da perdere. In tempo per tornare indietro. Anzi, dobbiamo farlo. Abbiamo dimenticato di portare fuori il cane. Ma da quando in qua abbiamo un cane? Calmati, Fantabuggy, ormai ci siamo quasi. Ok, Grunt, tieniti pronto all'atterraggio. Dovrebbe già vedersi. Oh, infatti, eccola là. Proprio come me la ricordavo. Brutta, brutta, brutta. Ehi, siamo fortunati! Non ci ha ancora visto nessuno! Eccoli che arrivano! È tutto pronto per accogliere degnamente i nostri ospiti d'onore? Le guardie sono già imboscate e tutto il resto è perfetto! Per ora ci va di lusso, non ci sono guardie in vista! È tutto troppo calmo, troppo semplice. Deve esserci sotto qualcosa di losco. Scavalchiamo quel muro, presto! È proprio necessario, io ho paura. Oh, andiamo via, Eddie, ma dov'è finito lo spirito d'avventura degli acchiappafantasmi? Sono più divertenti di quanto pensassi. Adesso si arrampicano anche su per il muro. Lo sapevo che non avrei dovuto mangiare quel panino in più. Aiuto. Ehi, Jack, quegli occhi si sono mossi. A me sembrano perfettamente fermi. Che cosa è stato? Mi pizzico un po' il naso. Probabilmente quelli erano fantasmi. Fantasmi? Grazie, Jack. È una notizia molto confortante, vero, Grunt? Beh, ma non... Eh? Grunt? Dov'è Grunt? In confronto, i sacchi della spazzatura vengono trattati meglio! Che cosa sarà stato? Grunt! Grunt, come sei finito qua giù? Allora, va tutto bene? Sì, capo! Bene. E adesso bisogna trovare il modo di uscire al più presto. C'è una finestra. Sali sulle mie spalle, Grunt. Stanno cercando di scappare! È proprio quello che speravo facessero. Non ti capisco, mio superbo signore. Vuoi forse farli scappare? Certo che no, ma è bello vederli agitarsi come topi in gabbia. Guardali! Ce la fai ad arrivarci? Rassegnati, scimmione! Nessuno esce vivo dalle mie prigioni. E adesso cerchiamo subito la signora perché. Guardie, guardie! Andiamo a Acchiappafantasmi! Siamo circondati! No, Sir Trancelot! Ci ridurranno in polpette! Cosa possiamo fare? Beh, non abbiamo molta scelta, purtroppo. Adesso conto e al tre buttatevi a terra, capito? Uno! È l'ora della nanna, miei piccoli pasticcio fantasmi! Due! Vi aspetta un inverno molto, molto freddo! Tre! Giù! Ha funzionato, si sono fulminati a vicenda. Squagliamocela prima che arrivi l'epoca del disgelo. E prima che Fangster esca dal suo letargo.
Fai tanta nannona, bel lupacchiotto. Ora dividiamoci e cerchiamo di scoprire dove tengono la signora perché. Come sarebbe a dire che non riesci a trovarli? Trovali e subito! Qui niente, proviamo nell'altra stanza. È uno di loro, prendiamolo. Voilà! Ehi, una monetina mi porterà fortuna. Ci sono un sacco di spifferi in questo posto. Li hai cercati in questa stanza? Sì, cioè no, ma adesso lo faccio subito, maestà. Li hai cercati in questa stanza? Anche un cretino vedrebbe che è vuota. Ti ho preso. Lasciami andare, vigliacco, lasciami andare, ti ho detto, lasciami andare. No, se non mi porterai dalla signora perché. Io non ti porto proprio da nessuna parte. Allora vorrà dire che ti lascerò qui impacchettato come una bella sorpresina per il tuo Malefix. Allora, per l'ultima volta, dov'è la signora perché? È nel sotterraneo. Ah, se verranno catturati sarà tutta colpa mia. Allegra, signora perché? Gli acchiappafantasmi sono venuti a salvarla. Questa prigionia mi fa già venire le allucinazioni. No, sono io, Jack, non è un'allucinazione. Vederti qui è un conforto per i miei poveri occhi. Pensavo di essere perduta per sempre, Jack. Piantatela con tutti quei salamelecchi, mi state spappolando, finirà di col soffocare. E il gatto nero, quatto, quatto? Scacciò l'orribile ratto. Su, andiamo, signora. Adesso la porto al fantabagli e poi... Sei tu, Jack! Ma dove sei finito, Eddie? Credo di trovarmi nella cella qui a fianco. Per sfuggire alle guardie è finita che mi sono chiuso dentro da solo. Ah, finalmente sei arrivato anche tu, Grunt. Guarda! Questo lo metto a posto io, Jack. Bel colpo, Eddie. Vorrei vedere la faccia di Malefix quando scoprirà che siamo riusciti a scappare. Il tuo desiderio è stato esaudito. Portateli nella clonostanza. Ma come, capo? Fate come ho detto, presto. È inutile che tu stia a fissarmi tutto il giorno. Smettila di stare in pena per i tuoi preziosissimi acchiappafantasmi. Ehi là. In pena? Ma chi sta in pena per loro? C'è nessuno in casa? Oh, Jessica, come sono contento di vederti. Yuppie. Vedi, abbiamo un grosso problema. Ciao, Belfry, sai dirmi come mai Jack non mi ha chiamata questa mattina? Perché è uscito, sono andati tutti alla Fanta Centrale alla ricerca della signora perché? Alla Fanta Centrale? Oh, che strano, se n'è andata. Oh, scusami, Belfry, ma avevo molta fretta. Avranno certamente bisogno del nostro aiuto, Jessica. Dobbiamo andare subito alla Fanta Centrale. Allora vengo anch'io con voi, sempre se mi volete. Certo, perché no, Belfry? Ah, dici sul serio? Posso venire anch'io? Già che ci siete, mi porteresti un panino caldo al formaggio? Beh, diciamo che non te lo posso assicurare. Ma ti prometto di riportarti gli acchiappafantasmi. Francamente preferirei di gran lunga il panino. Thank you.
Senti, capo, adesso che li hai messi dentro tutti, non pensi che mi meriterei una piccola ricompensa? Servire me è la tua ricompensa. Oh, sì, naturalmente, maestà. Buttali nella clonostanza, così non pronunceranno mai più quella loro maledetta frase. Andiamo! Acchiappa fantasmi! Futuro! Jack e tutti gli altri, presto da questa parte! Guardie! Prendete subito quegli idioti! Siete rimasti senza biglie per giocare, poverini. Ecco, tenete, vi regalo le mie! Questa è proprio l'ultima volta che rovini i miei piani, Futura! Attenta, Futura! Presto, muoviti! Ma lasciatemeli scappare! Ragazzi, deviazione. Nascondiamoci qui dentro. Se almeno si potesse avere un po' di luce. Se per questo potevi dirlo anche prima. È Fantabuggy. Forza, saltate su e lasciate che vi guidi. Beh, si può sapere che stiamo aspettando. Parti, Fantabuggy, forza. Un momento, ma Belfry? Dov'è finito Belfry? Oh no, non mi direi che è qua anche lui. Ma dove l'avete lasciato? Nella clonostanza. No, Jack, non puoi tornare indietro adesso. Devo farlo, Eddie. Belfry potrebbe essere nei pasticci. Dopo il trattamento ti troverai bene qui, vedrai. Potresti addirittura diventare il mio valletto personale. Senta, posso esprimere un desiderio prima che lei mi cloni, signor Ghigno? Posso? Certo, maialino stupidino, di che si tratta? Ah, beh, vede, non riesco a salire i gradini legati in questo modo. Ah, non ci riesci, poverino, guarda che non ci casco nei quei vecchi trucchetti da porco. Rimarrai legato come sei, capito? Va bene, come vuole lei, signor Ghigno. Volevo solo che mi desse una spintarella per salire la scala. Come questa? Sì, signor Ghigno, così è perfetto! 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 Ma questa è la voce di Ben! Belfry, va tutto bene? Oh, siete tornati qui per me! Pensavi che saremmo partiti senza di te? Allarme! Tutte le guardie sataniche siano chiamate a rapporto nella clonostanza! Immediatamente! Tutti a rapporto! Questa volta non la passeranno liscia! Sei pronto? Certo, Jack! Adesso, Grunt! Adesso! Ok, Belfry, punta diritto al bersaglio. Agli ordini! Ehi, ehi, io sono dalla tua parte! Ne ho preso uno! Ma cosa dici? Hai preso me? Quel che sto vedendo non è vero! Quel che sto vedendo non può essere vero! Eccoli, sono loro! E così, ancora una volta, il satanico piano di Malefic è andato a monte. Grazie anche a Futura e a Jessica. Hamburger! E grazie anche a Grunt e a Fantabuggy, ma più di tutti dobbiamo ringraziare un tipetto con tanto, tanto fegato. Hai veramente rischiato molto per noi, Belfry. Sono molto, molto fiero di te. Ma guardatelo. Direi che è stata una giornata molto pesante per tutti. Ciao a tutti, amici.
Quando la signora Perché è stata in pericolo, gli acchiappafantasmi l'hanno aiutata. E quando gli acchiappafantasmi sono stati in pericolo, Jessica, Futura e Belfi sono accorsi ad aiutarli. L'amicizia consiste proprio in questo. Quindi ricordatevi bene che il modo migliore per avere dei buoni amici è essere a propria volta un buon amico o una buona amica. E un'ultima cosa, se vedi un tuo amico con la faccia triste, regalagli un sorriso!